Salve a tutti. Allora, mi metto questo cappello qui. Mi sta anche un pochettino stretto. Non ve lo accendo perché le luci intermittenti qui vi fanno male. Volevo parlare di un film di Natale. E lo so, molti si aspettano che parli della Signora Natale. Avevo vociferato che l'avrei fatto, ma avevo pensato a un altro film, Klaus e i segreti del Natale. Ma alcune vicende personali, ossia l'addio di alcune persone care, mi ha fatto cambiare idea. Allora ho pensato a un altro film. Un film che quando ero bambino lo facevano spesso in televisione. E soprattutto è un western di Natale. Ve lo immaginate un western di Natale? No, non il canto di Natale di Dickens, western, e nemmeno l'episodio speciale di Lucky Luke. No, un western natalizio. Che qui in Italia non ha avuto successo. E vabbè, sto parlando di Botte di Natale. Allora, Botte di Natale è un film di Bud Spencer e Terence Hill del 1994. Il gioco di parole sta su botte che è notte, ovvero sia notte di Natale diventa botte di Natale, perché Bud Spencer e Terence Hill è caratterizzato a schiaffoni, poni, tappa, pim pum pam pam pum. Per quelli che non hanno capito ancora il senso, io dico in inglese, sarebbe The Night Before Christmas, che diventa The Fight Before Christmas. Sì, è una ripresa della notte prima di Natale, una famosa storiella natalizia. Questo, oltre che essere l'ultimo film della coppia Bud Spencer e Terence Hill, è anche, vabbè, l'unico che parla di Natale, suppongo. E anche l'unico che è stato diretto da Terence Hill. Ebbene sì, lui che aveva cominciato nel 1983 con Don Camillo, non quel Don Camillo, questo Don Camillo. E che poi avrebbe poi diretto un film televisivo che poi sarebbe passato al cinema, credo di sì, al cinema. Lucky Luke, sì, Lucky Luke interpretato da Terence Hill, che non somiglia per niente a Lucky Luke, e poi una serie televisiva, un vero episodio che poi sarebbe finita molto presto, e avrebbe fatto questo film, Botte di Natale del 1994. Io credo di avervi detto tutto. Andiamo a incominciare. Ok, il film, dopo questi bellissimi titoli animati, comincia con la mamma dei due protagonisti, Travis e Moses, Bud Spencer e Terence Hill, insomma. La mamma è interpretata da la stessa attrice che in Lucky Luke interpreta la mamma dei Dalton. Il Natale è vicino e tutte le famiglie si riuniscono e fanno festa. E poi è giunto il momento di darvi il tesoro che vostro padre, lavorando nelle miniere d'oro, ha messo da parte per voi. E vorrebbe tanto che i suoi figli tornassero per Natale, perché per vecchi dissapori non li vede più da tanto tempo, soprattutto Moses. Travis, interpretato da Terence Hill, è un pistolero molto astuto, che sa giocare bene a carte ed è molto generoso. Moses, invece, Bud Spencer, è un cacciatore di taglie, burbero, grosso come un orso, che ha una marea di figli, non sa nemmeno lui quante ce ne ha. La scena si sposta su questo pistolero cattivo, che si chiama Sam Stone, che viene liberato con una scena che cita molto Il buono, il brutto e il cattivo, tranne che c'è un cane che infastidisce Terence Hill. E mentre sia Terence Hill che Bud Spencer vanno da rispettivamente lo sceriffo e il vice sceriffo, interpretati da gli stessi attori che interpretano Joe Dalton e Deverell Dalton, la gag di questi due è di giocare a scacchi, e ogni volta che lo sceriffo riesce a vincere accade qualcosa che fa cadere tutti i pezzi degli scacchi. Bud Spencer, Moses, torna a casa dalla sua numerosa famiglia, ma e badabim badaban gli suggeriscono di catturare Sam Stone per prendere i soldi della taglia, e gli suggeriscono di farlo con lo zio Travis. Ma come?
Moses aveva detto lo zio Travis è morto. Travis non se ne preoccupò minimamente, andò verso il suo nemico con quel sorriso idiota. Eva, finché Travis non cadde morto. Questi fagioli sono pronti. Grazie, Jenny, erano veramente buoni, cotti al punto giusto. Ma poiché avevano fatto promettere che avrebbe catturato Sam Storm con lo zio Travis, Bud Spencer deve mantenere la promessa. Non prima di aver fatto questa scena che sembra uscita da Trinità. Tuttavia, questo qui è un piano di Travis per andare alla mamma e vedere un po' questo benedetto tesoro. Farete un lungo viaggio. Affido a te la mappa. Devi seguirla attentamente se volete essere lì per Natale. Tutti insieme a casa della nonna. Per la prima volta. Vabbè, in paese ci sono alcune scene che sembrano riecheggiare abbastanza il Lucky Luke di Terence Hill. E qui Travis incontra questa veterinaria che vuole aprire una clinica per animali, osteggiata da questo qui che è il dentone del mio nome nessuno. Una maiala. E dopo lo scherzo dell'orso, iniziano a darsi delle botte. Allora, da notare che non è il classico botte telecamera fissa e inseguo l'attore, ma è molto ben preparato. Ci sono molti piani e angolazioni. Tutto finisce quando arriva Bud Spencer, ovviamente, e i due vengono invitati a bere il tè. Successivamente i due avranno un breve dialogo riguardo la famiglia. Ed è una delle scene abbastanza toccanti del film. Cosa sto pensando? Non pensare, dammi retta. Mamma sarebbe orgogliosa dei tuoi figli. 10 nipoti. Vabbè, i due cercano di prendere Sam Stone, ma lui è più furbo e succede questa cosa qui. Marinato! Chi uscirà per primo tornerà a liberare l'altro e sarà facile come contare fino a 3 o 4. Accade che poi Denzel venga liberato dalla sua fidanzata e così si decide di fare lo sketch del buono, del brutto e del cattivo. Ma stavolta una cosa che forse non aveva tenuto conto Sergio Leone è che c'è questo cane che impedisce a Denzel di sparare per liberare Bud Spencer. Ma un'altra cosa che non aveva tenuto conto Sergio Leone è che se impicchi un omone grosso con una corda sottile, soprattutto con quell'impalcatura lì di un legno marcio, boh, non so che è, tutto si rompe. Vabbè, cercano ancora di andare ad acciuffare Sam Stone, anche perché credo che abbia rubato dei soldi alla fidanzata di, come che si chiama, di Terence Hill. Ma accade che Sam Stone è più furbo dei due, però Travis ha un asso nella manica, gli rivela che è stato lui a salvarlo quando veniva impiccato con lo stratagemma del buono, il brutto e il cattivo. Allora i due fanno un ultimo tentativo che sembra uscito da un cartone animato di Willy il Coyote, ovvero sia... Dovrà passare di qui. Io mi piazzo in mezzo alla strada e quando mi sarà davanti farò il mio solito vecchio trucco del cacciatore di taglie. Ma stavolta sarà diverso. Quando scoprirà che dietro a quel masso tu non ci sei, riprenderà la strada pensando ho fatto la figura del cretino. A questo punto io dirò arrivederci. E io salto fuori e riprendo alle spalle. Ma non funziona perché Travis, bellissimo, si addormenta. Ma fortunatamente riescono a pigliare Sam Stone. Ma se tutto fosse così semplice, Moses, che non vuole rivedere la mamma, non andrebbe a casa della mamma. E allora cosa succede?
Travis libera Sam Stone. È una scena che si può vedere solo nei film di Bud Spencer e Terence Hill. Il personaggio di Terence Hill finge di essere stato gabbato e perciò dice di essere stato legato con un salame, così, ma in realtà non è vero, è tutta una mimica di Terence Hill. E perciò i due ritornano in paese, almeno Bud Spencer per conto suo, Terence Hill aiutato dagli indiani. Vabbè, i due sempre nei guai e soprattutto con una spada di Damocle sulla testa, stanno in questo paese, mentre il figlio di Moses Junior, vuole comprare un cavallo perché... Sai che mi ha detto papà una volta? Che quando guarda un cavallo, pensa a Dio. E perciò va da questo rivenditore di cavalli, che chiede al capo, che in realtà è Sam Stone. Senti, lo sapevi che il tuo capo è Sam Stone? Davvero? Certo, e sta andando dalla nonna per il tesoro. Perciò questo ragazzo viene imprigionato. Tuttavia, essendo il figlio di Bud Spencer, riesce a liberarsi e a scappare. Tuttavia, Moses Junior viene morso da un serpente e fortunatamente trova lo zio Travis e Moses, che lo soccorrono subito nella clinica veterinaria. Zio Travis è il più veloce, ma il più forte è papà. Dopo aver chiarito tutti i malintesi, dopo che Bud Spencer ha scoperto il piano di Travis, ovvero sia andare a casa della mamma, lui si incavola bestia, ma gli dice della storia di questo tesoro. E perciò credo che si incamminino verso la casa della mamma. Anche perché Sam Stone aveva sentito di questa storia e può darsi che la mamma sia in pericolo, e perciò tutti dalla mamma, ma. Buon Natale, ragazzi! Ed ecco qui, tutta la famiglia finalmente riunita a festeggiare questa vigilia di Natale, sì, perché è la vigilia di Natale. E in questa notte santa accade che tutto il paese, pistoleri tutto, vanno perché Travis e Moses sono ricercati e vogliono andare in questa casa a sparare, ad ammazzarli tutti, ci sono tutti. Ma ricordiamoci, questa è una notte santa, una notte di pace, una notte dove tutto si perdona. Accade questa scena bellissima in cui si alternano scene della festa di Natale, scene dei pistolei che si avvicinano, con il sottofondo natalizio. E con la magia del Natale tutti si calmano e buttano via le armi. Non chiedetemi il senso, forse l'unico senso perché lo fanno è perché è Natale. Lo sceriffo riceve in regalo una nuova scacchiera e perdona tutto. E comincia, ovviamente, la scena classica dei film di Bud Spencer e Terence Hill. Le botte. Ok, Bud Spencer e Terence Hill danno botte di qua e di là a tutti i cattivoni che vorrebbero prenderli e che non hanno più le armi perché le hanno gettate e non possono andarle a riprendere. Ci sono molte gag comiche, ovvero sia oppure c'è la scena in cui lo sceriffo e il vice sceriffo cercano in tutti i modi di giocare a scacchi, ma vengono alla fine interrotti. C'è la mamma che incita Travis a darle di più di santa ragione e ammonisce Moses perché le dà di santa ragione. Moses, ti ho detto che è la notte di Natale! È la notte delle botte di Natale! Il mattino successivo si alzano e
sono stranamente tutti felici, tutti allegri, pure Sam Stone è allegro, che lui che è il cattivo, dovrebbe essere il cattivo di questo film, è felice. Ma c'è una cosa che si chiedono: sto tesoro dov'è? In realtà non so se deluderà tanti o meno, ma il tesoro lo avete già visto. Dove? Come? No, ma no, abbiamo solo visto gente che sta allegra, che festeggia il Natale, che... è quello il tesoro. Il tesoro è stare assieme ed essere felici. Come dice la Bibbia, il tuo tesoro è dove è il tuo cuore. E io sono sicura che i vostri cuori siano qui, in pace. E finito tutto, la mamma decide di andare in città. E saluta i due figliuoli. Nello stile di Bud Spencer e Terence Hill. Travis. Moses. E questo è A Botte di Natale. Cosa dire di questo film? Sì, bello. Ok, non è il classico film di Bud Spencer e Terence Hill, perché per varie ragioni, tra cui un film ben studiato sia dal punto di vista della fotografia sia dal punto di vista delle angolazioni di macchina sia dal punto di vista molto musicale sia da tantissimi punti di vista. Questo è un film non tanto commerciale, non è stato pensato per essere totalmente commerciale, ma è molto d'autore. Ok, va bene, c'è Bud Spencer e Terence Hill, ma per questo film aveva pensato al suo vecchio amico e compagno di lavoro, Bud Spencer, e allora uno va a pensare, film Bud Spencer e Terence Hill, allora sarà il solito, invece no. Hanno visto questa cosa che è differente dagli altri, e perciò qui in Italia non è che abbia avuto tanto successo, ma all'estero ne ha avuto di successo. Per il resto è un film abbastanza, diciamo, strano, perché è innanzitutto un western di Natale, ma non il solito western che sembra quasi quello di Sergio Leone, ma più un western tipo quello del mondo di Trinità e di Lucky Luke, ovvero sia un mondo che sembra quasi uscito da un cartone animato, solo interpretato da attori in carne ed ossa. E soprattutto credo che sia l'unico film che parli del Natale, della grande serie di Bud Spencer e Terence Hill. E purtroppo questo sarebbe stato anche l'ultimo film che la coppia avrebbe fatto assieme. Come disse un'intervista, il tempo delle botte è ormai finito e noi avevamo una certa età. E infatti, se dobbiamo tener conto di questo, guardiamo pure quelli del collegio che vedono il film Porgi l'alta guancia. Si sono annoiati. Come hanno fatto? Beh, è un'altra generazione. Però, di tutti quei 10 film, 10 o 12, ne hanno fatti proprio pochissimi assieme, questo è il mio preferito. Non perché parla di Natale, ma perché si vede una maturazione filmica e si vede anche una maturazione dei personaggi. Non sono più i personaggi avete capito benissimo, degli altri film, ma sono dei personaggi un pochettino più maturi. C'è un Terence Hill che è sempre abbastanza spensierato e tutto, ma è più risolutivo, sempre un bambinone, ma è più maturo. Bud Spencer non pensa più a dare cazzotti, pugni, solo perché per il suo caratteraccio, ma ha messo su famiglia. Cioè, non credo che in altri film abbiano fatto dei personaggi così ben pensati. E prima di concludere, sì,
Ho scelto questo film non tanto per dire che c'è il Natale, ma per tirarvi un po' su di morale. Perché? Perché in questo periodo strano e triste, dove molte persone ci dicono addio, una risata ci vuole. È fuori luogo, non si può. No, che bisognerebbe piangere. Invece no. Ok, forse un pianto liberatorio ci serve. Ma per il resto, come diceva François Rabelais, quello di Gargantua, è meglio di risa che di pianti scrivere. Perché il ridere è cosa umana. E perciò io qui vi auguro buon Natale, buone feste, buon anno nuovo, che ci crediate o meno, ma se festeggiate Hanukkah, il Natale o altre festività, o il boom come faceva il gatto Salem di Sabrina Vita da Strega. Oh, come era bello il boom! Qualsiasi cosa, auguri. Io qui non ho nient'altro da aggiungere per tutto il resto. Ci vediamo alla prossima.